Se sei un principiante, questo video fa per te. Se invece sei già un pochino più avanzato, questo video fa altrettanto per te, perché andiamo a spiegare nel dettaglio quella che è una strategia, secondo me, utile, ma soprattutto è semplice ed efficace, che ti può rendere il mercato visto in modo più oggettivo. Perché il problema, secondo me, di tante persone è proprio il fatto che utilizzano dei concetti discrezionali, quando di discrezionalità la maggior parte delle persone non ha nulla, perché la discrezionalità si fa tramite l'esperienza. Quindi mi raccomando, guardate questo video. Come al solito, io sono Andrea Ragazzo, sono un trader profittevole da 4 anni e in questo video quello che vi vado a dare è semplicemente una strategia completamente gratuita, dove appunto vi diamo degli aspetti oggettivi da poter andare ad utilizzare nel vostro trading. Quindi mi raccomando, rimanete sintonizzati fino alla fine, perché questa strategia comprende tutto, quindi dall'entrata all'uscita e tutto il resto. Quindi un piacere, ci vediamo direttamente col grafico. Ok, perfetto, siamo a grafico e quello che vi voglio dire in questa piccola strategia, quindi come andare ad utilizzare quello che vi sto andando a dire, vi vado a fare una piccola premessa. Sul mio canale Instagram, ok, ogni giorno io carico dei reel dove vado a dare degli esempi di come crearsi un modello e di che cosa andare a utilizzare per quel modello. E mi sono inceppato con un ragazzo perché ovviamente lui diceva che bisogna essere discrezionali, non meccanici praticamente. Solo che ovviamente io credo che la maggior parte di voi non stia ottenendo risultati per il fatto che la maggior parte delle strategie che state studiando siano troppo discrezionali. Perché se voi andate in qualsiasi accademia, ok, qualsiasi, e poi guardate la nostra, le nostre entrate, 9 entrate su 10, sono tutte uguali. Tutte. Perché noi riusciamo a trasmettere quella che è l'oggettività a mercato. Se noi riusciamo a trasmettere l'oggettività a mercato, significa che siamo molto più meccanici nell'eseguire una determinata operazione. Per quanto riguarda, vi do il significato di discrezionalità. Il significato di discrezionalità significa facoltà di eseguire criteri autonomi nell'esercizio di determinate funzioni. Perfetto. Cosa va a significare questo? Va a significare che quello che voi dovete fare lo fate in modo discrezionale, quindi ogni vostra entrata praticamente sarà diversa. Perché? Perché ovviamente voi non avete ancora l'esperienza tale, a meno che non avete veramente più di 7-8 anni dietro questo per potervi definire discrezionali. Perché se voi andate a sentire le risposte di qualsiasi trader, ma qualsiasi, loro ti dicono: io sono meccanico e anche discrezionale. Perché? Perché lo fanno da 15 anni, 20 anni, quindi possono essere discrezionali, perché sanno come si muove il mercato e sanno come poter ovviare a determinate situazioni. Semplicemente quello, come quando faccio io, dico: ah, il mercato non mi piace come ha reagito in questa determinata posizione, perché il mio istinto, che il mio istinto non si basa sul ho preso il corso ieri ed è creato lì il mio istinto, no, il mio istinto si basa su 6 anni di questa cosa qua. Quindi il mio istinto mi dice: guarda, qua non entrare perché c'è qualcosa che non è chiaro, non entro, e 9 volte su 10 ho ragione. Questo è il fatto di essere discrezionali. Invece il significato di meccanicità è la condizione di ciò che si svolge senza il concorso della volontà o della coscienza. Di conseguenza voi dovete cercare di lavorare come un bot, perché il bot nel lungo periodo è sempre maggiore rispetto a una persona. Quindi se voi non state ancora ottenendo dei risultati, ok, è semplicemente perché siete troppo discrezionali con ciò che andate a fare. Ok, questo è il motivo principale, perché riuscite a prendere un trade, poi non ne prendete un altro, poi non ne prendete un altro ancora. Questo è il motivo. Adesso vi faccio vedere qui, con questa strategia, come evitare di essere discrezionali, quindi cercare di portare oggettività al vostro mercato. Andiamo a fare un esempio. Allora, in questa strategia io andrò a utilizzare 3 time frame specifici, ovvero H1, M15, ok, e l'M1, quindi il lower time frame. Partiamo dall'H1. Interna e esterna, sapete già benissimo tutti che cos'è, dobbiamo solo capire bene di che range facciamo parte, quindi la cosa principale è capire il range di cui facciamo parte. Perfetto. Poi mi raccomando, dopo che facciamo backtest, ovviamente cercate sempre di ricordarvelo. Poi, M15 by model, sell model, sapete già di che cosa si tratta, perché comunque ci sono tanti video sul canale. Il CISD è un argomento che abbiamo portato poco tempo fa e si tratta semplicemente di guardare l'order flow
Ok, di guardare l'order flow tramite l'order block. Ok, quindi di conseguenza nel momento in cui c'è una rottura di un order block, il mio order flow sta cambiando. Ok, SMT. Ok, quindi non è l'SMT vero, quindi Smart Money Technique, perché poi arriverà un video apposito su quello, ma le Smart Money Trap, quindi le induzioni. Quindi facciamo IDM. E poi BSL SSL 9 volte su 10 coincidono sempre con liquidità interna e esterna. Ok? A meno che non andiamo a prendere un previous weekly high o un previous weekly low. La maggior parte sono sempre quelle. Ok, dopo aver capito appunto quello che è il nostro order flow, quello che è il nostro situazione in cui dobbiamo fare riferimento, andiamo al lower time frame. Il lower time frame cosa dobbiamo cercare? Io semplicemente vado a cercare il CISD come conferma di entrata. Ok, quindi nel momento in cui lui mi crea, facciamo un esempio, noi siamo in questa situazione. Ok, nel momento in cui lui mi rompe questo, che ipoteticamente potrebbe essere il nostro CISD, voi avete due possibilità: o entrate a breakout o entrate nella liquidità interna che si sviluppa qua. E quindi potete fare così e così, quindi entri qua, stop qua sotto, perché di per sé questo deve mantenere comunque l'order flow almeno fino a qua sopra. Perché qua sopra? Perché bisogna capire se facciamo parte di un range più grande oppure di un range più piccolo, perché questa qua comunque è sempre una possibile zona all'interno dove il prezzo potrebbe shortare, quindi dovete fare molta attenzione. E quindi questa è una conferma di entrata validissima, forse una delle più valide. Andiamo in capire questo. Andiamo a capire che se l'H1, quindi l'interna e l'esterna, non è chiaro, io non faccio niente, ragazzi. Si torna al punto di partenza. Se poi il lower time frame non è chiaro, si torna al punto di partenza. Se il CISD come conferma di entrata non vi è chiara, quindi non è una situazione chiara, non è una situazione che ha tutti i punti, allora vi dico, non fatelo. Non fatelo, ok? Non dovete per forza prendere un trade. Voi avete 220 giorni l'anno per tradare, ok? Di questi 220 giorni all'anno, se fate anche solo un R per questi giorni, significa che fate il 220%. E dato che io sono una persona realistica, non come le persone che ci sono là fuori, vi dico che in un anno o in un mese, se già fate il 3% o il 4%, è già tanta roba, ok? Ma perché? Se sarete la maggior parte di voi sono all'inizio, la maggior parte di voi non stanno facendo risultati, quindi con calma, ok? 3-4% che significa più o meno un 50% all'anno, ok? Quindi... no, nemmeno 50% l'anno, un 35%. Ok? Su una base di un capitale molto più alto, già 600.000, che funded è facilissimo poterci arrivare, significa che sono già tanti soldini. Adesso ve lo dico subito, faccio il calcolo per camera, non vi dico stronzate. 600.000 per 35 diviso 100. 210.000, che è esattamente due stipendi di due medici insieme che hanno studiato per 18 anni. Quindi mi raccomando, prendetelo sul serio questa cosa qua. Ora andiamo a fare backtest. Ok, perfetto, siamo su FX Replay. Qua vedete le operazioni della scorsa volta, che purtroppo il video, ragazzi, è stato eliminato perché non aveva senso, non so per quale motivo YouTube me l'ha caricato così o se è stato il mio programma di renderizzazione a renderlo tale. E purtroppo, ragazzi, mi scuso, ma non ci posso fare niente. Allora, comunque, questa è la nostra situazione. Abbiamo creato un massimo esterno, ok? Quindi lui non ci deve rompere questo per poter proseguire al rialzo, se no deve fare riferimento all'intera struttura. In questo momento, anche già questo non vorrei vederlo preso, per quanto mi riguarda. Di conseguenza quello che io mi andrei a cercare qui sono dei long. Dei long dove me li posso cercare? Me li posso cercare già, fatemi vedere bene, ma già probabilmente già da qua io me li posso andare a cercare, perché di per sé questo è quello che mi sta mantenendo a ribasso. Mi ha già preso la mia liquidità interna. Sì, perché noi possiamo far parte anche semplicemente di questo range qua.
Vediamo se mi rompe questo. Se mi rompe questo, decidiamo cosa fare. Oh, incredibile. Vabbè, comunque la nostra idea di poter andare long era corretta. Ora vediamo se ci ritraccia magari di un 50%. Vi direi sotto questo, perché questo mi ha provocato la rottura. E vedere che cosa fa. Però non è facile. Ok, già io qua potrei entrare tranquillamente, perché intanto comunque il mio stop andrebbe qua sotto e il mio TP lo vorrei mettere qua sopra. Anche se è un 1 a 1 e mezzo, va bene. E più che altro è per cercare di fare qualcosa in questo momento, perché secondo me è corretto il fatto che debba andare long. È un peccato che non... Ok, allora qua io ci rientro. Oh, scusate. Io qua ci rientro. Piatto ricco, mi ci ficco. Place order. Olè. Vai. Ok. Questo ipoteticamente poteva essere il nostro anche cheese per un'eventuale altra rientry. E lui ora non ci deve più rompere questo. Facciamo così, così lo vedete bene. Comunque non ce l'ha rotto. Andiamo avanti. Ah, ma sono già le 18, non avevo visto l'orario, peccato. Però vediamo se lui mi ritorna qua sopra. Se mi ritorna qua sopra potrei pensare di poter fare comunque un'altra, al massimo un'altra rientra. Scusate, rientra, al massimo chiudo l'operazione. Ok, chiudiamo. Oh, tanto sono le 20, andiamo direttamente al giorno dopo. Ok, prezzo è rimasto qua. Andiamo un po' a sessione asiatica. Ok, sessione asiatica però non è proprio bellissima. Perché in questo momento il nostro cheese è questo. È quello che ci sta mantenendo qua, così. E di per sé già ora noi potremmo pensare di... Cos'è successo? Non ci credo, ragazzi, è saltata la luce. Ok, ragazzi, eccoci qua. Sono tornato. Ok. Ho fatto una piccola pausa perché nel mentre ho dovuto fare una call e poi successivamente avevo visto dal rendering che il video si era bloccato, quindi avevo fatto questa operazione e ovviamente è andata bene. Adesso andiamo direttamente avanti e cerchiamo bene di non fare come prima, che mi si blocca il PC. Ok, facciamo così, andiamo direttamente al giorno dopo e vediamo di trovare qualcosa. Allora, vabbè, ovviamente già dal giorno prima siamo ripassisti, quindi ovviamente io vorrei fare delle situazioni a ribasso e non dobbiamo rompere il massimo asiatico, di sicuro. Quindi questo qua sarà il mio cheese, ok? Ok, io direi che già qua però siamo già a un pochino tanto di stop. Vediamo se mi va a rompere questo, che di per sé è un cheese che me l'ha già rotto praticamente. Se me l'ha rotto, ok, me l'aveva rotto, vediamo. Ok, ora deve rirompermi comunque quella situazione lì. Perché questo non è chiaro, cioè per quanto mi riguarda non è chiaro, quindi non lo prenderei in considerazione. Ok, però ora... Ok, perfetto. Tanto lui già qua non ci deve arrivare. E...
quindi non so dove potremmo andare a puntare, perché comunque facciamo 1 a 2, perché comunque noi siamo comunque in continuazione short, ma rispettivamente siamo sempre all'interno di un range rialzista buy, quindi dobbiamo fare anche attenzione. Perfetto, l'STP l'abbiamo portato a casa. Ora possiamo o eventualmente fare un'altra tipologia di operazione, quindi una rientry, però noi sappiamo che questo qua non deve essere rotto. O meglio, può essere rotto perché potrebbe fungere da interna. Fungendo da interna, sì, non ci deve comunque tener conto, non ci deve rompere comunque questo, perché dovevamo il nostro stop. Ok, a questo punto potremmo fare così, così, e andare di nuovo in continuazione. Sto per fare una roba del cazzo proprio. Ok. No, io qua chiudo. Perché di per sé già questo poteva essere un eventuale cheese valido. Di conseguenza già lui non doveva rompermelo. Quindi qua io cerco sempre di chiudere. Poi per carità è vero che tutto nasce da. Vabbè, sarebbe arrivato TP. Vabbè, non c'è problema. Però ora questo rimane il nostro cheese valido per un eventuale long. Quindi se lui rompe questo. Ok, noi possiamo entrare a rialzo con lo stop qua sotto, però non mi ha creato il minimo. Vabbè, con ovviamente lo stop qua sopra. Cioè, scusate, il TP qua sopra. Ovviamente lui ora deve ritornare almeno fino a qua sopra, perché se è vero, quindi se è vero dal provider che lui non mi ha creato il minimo, lui fa parte, cioè lui di qua sopra dovrebbe ritornare in ogni caso. Quindi vediamo che non ci vada anche a prendere il massimo serato. Oh, non l'ho aperto, che stupido. Vabbè, sarebbe stato giusto, dai. Vediamo dove facciamo così. Next session. Ok, TP preso. Go to next session. Ok. Allora, qua abbiamo come cheesed, abbiamo già questo. Già questo è il mio cheese, già questo è stato rotto, quindi noi possiamo fare tranquillamente così e così. Se proprio vogliamo. Mi sembra quanto allettante, ovviamente andiamo a targetizzare sempre questo. A questo punto facciamo 5P, vabbè, 5.1 per non avere troppo poco spazio di manovra. Sì, andiamo. Ok, qua però non mi piace questa cosa qua. Perché lui non doveva creare, cioè di per sé lui non doveva proprio crearmi un massimo asiatico, quindi a questo punto io tolgo l'operazione in perdita, perché probabilmente mi andrà a stop, e il nostro nuovo cheese diventa questo. Ok, sì, ci sarebbe andato a stop. Spero che mi abbiate sentito per tutto il tempo, perché avevo il microfono un po' lontano. Spero. Comunque questo video qua su YouTube non vuole proprio uscire, non ce la fa. E ora aspettiamo che. Ok, qui siamo automaticamente short. Ok, andiamo di nuovo a ritargetizzare qua. Direi che a questo punto possiamo far andare la nostra bellissima operazione. Ok, perfetto. Direi che per questo video, ragazzi, è tutto. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Mi raccomando, lasciate like e iscrivetevi. Un abbraccione.